congresso costituendo partito una parte da dedicare a questo tema. C'è stato qualcuno che dice, ma che cose bizzarre ti vengono in mente? Nel 2007 si apre una crisi del sistema capitalistico finanziario globale. L'innesco sono i subprime americani, ma è l'innesco, cioè è una macchina che a un certo punto entra in crisi. Un sistema che con i derivati scarica su miliardi di lavoratori e di risparmiatori l'onere del rischio, perché il capitalismo finanziario è una cosa che trasforma un gruppo ristrettissimo umano nei, come l'ha chiamato il New York Times, i padroni dell'universo. Sono 6.500 persone che posseggono la metà di tutti i beni dell'umanità e che non corrono nessun rischio, perché hanno costruito una macchina per cui il rischio è scaricato su altri 5 miliardi di umani. Sono loro che rischiano. Ogni anno l'umanità produce tra 60 e 65 mila miliardi di dollari, a voler parlare in termini di PIL, ammesso che abbia un senso, ma andiamo un po' lì grosso. I derivati prima della crisi erano 770 mila miliardi di dollari in circolazione, 12 volte il PIL mondiale, gran parte spazzatura che viene venduta come oro che vale zero, per cui quando si apre la crisi siete voi che pagate con conto corrente, con l'azione, con il piccolo risparmio, oppure pagate con le tasse per tenere pieni le banche che vanno in crisi, eccetera. Naturalmente, di fronte a questo sconquasso, i padroni dell'universo si aspettavano ovviamente che ci fosse una qualche risposta. Io immagino la loro sorpresa. Dopo il 29 ci fu Keynes, Roosevelt, Beveridge, lo Stato sociale, le nuove politiche economiche, la riforma del sistema. Sostegno alla domanda aggregata, politiche attive del lavoro, dopo il 29. È vero che si dovette passare da una guerra per imporre il modello sociale democratico su quello dittatoriale, eccetera. Ma la risposta ci fu. Ora abbiamo attraversato un'altra crisi economica devastante. Nessuno ha battuto ciglio, a destra o a sinistra. Uno che abbia detto... L'unico movimento in Occidente che ha capito che sta succedendo è il movimento no global. E quando a Firenze, qui, Firenze il tema, ve lo ricordate? 2002, era la Tobin Tax, estremisti. Quando invece è tutto evidente che la tassazione delle operazioni finanziarie è fondamentale per evitare il puro arbitrio. Se voi comprate un caffè ci pagate le tasse, se comprate la pedaglia e le tasse, è chiaro come funziona la baracca. Che cosa succede? Che a un certo punto, ripresosi dallo shock e dalla paura che qualche governo gli venisse il chiribizzo di dire tassare le vendite finanziarie, vendite allo scoperto, basta, solo la Merkel l'ha fatto, i militari germani, le vendite allo scoperto, ups, titoli che scommettono sui fallimenti degli stati, che tu li emetti, punti sulla Grecia, poi c'è l'amichetto dell'agenzia di rating che declassa e tu e porti al fallimento la Grecia e porti a casa un sacco di soldi, così funziona. Perché le agenzie di rating devono essere creduta negli Stati Uniti d'America? Insomma, parte, si aspettava una risposta. Allora, la ripreso, vi informo che i derivati sono tornati, dopo essere caduti, oltre il livello di 3 anni fa, e nel frattempo è stata emessa una montagna di titoli, tra cui i future, perché detto in inglese sono cose semplici, sembrano cose complicate, sono cose semplici. I future sulle commodities, perché detto in inglese fa meno impressione. Le commodities sono sempre alimentari, il grano, l'olio, la soia, il gran turco, è chiaro? Ne sono state messe in una montagna.
I fiduciatori di scommessa, io scommetto sul fatto che un prezzo aumenta. Naturalmente, se 10 fondi che posseggono 3 trilioni di dollari e acquistano massicciamente titoli che scommettono sull'aumento dei prezzi, cosa succede? Che prezzi? Oh. I future sui prezzi dei generi alimentari hanno dato negli ultimi 6 mesi guadagni tra più 35 e più 49%. E i prezzi di grano, grano turco, eccetera, sono aumentati tra il 30% e l'80%. E se scendete sotto casa e quel chilo del pane a Firenze, che ieri costava 1,80 euro, lo trovate a 2 euro e bestemmiate un po', il pane che si compra ad Algeri o a Tunisi o a Marrakesh, che ieri costava 1 dollaro e domani ne costa 2, vuol dire che i figli non mangiano più. I redditi che sono redditi da 2 euro, 3 euro, 2 dollari, 3 dollari, 4 dollari al giorno, eccetera. No, è così. È così. Quindi, qui la speculazione, Wall Street, le banche, eccetera, hanno fatto montagne di soldi sull'aumento del genere alimentare e non dati che la gente voglia fare. Ci dice qualcosa questa roba qui, o qualcuno vuole occupare. Io quando vedo dibattiti televisivi in cui nessuno dice queste cose, io li guardo con le scarpe ai piedi, come il giornalista Baddacchi, io le tiro allo schermo. La cosa non guarda nessuno. Per cui l'innesco è un abbassamento drastico in pochi mesi del potere d'acquisto di quei poveri redditi. Seconda questione su cui nessuno riflette: ma perché quei redditi sono poveri? Se voi guardate le statistiche, il reddito medio di quei paesi è elevato. Meglio, guarda, stanno bene. L'Egitto, siccome qui la crescita, l'Egitto cresceva in percentuali tra l'India e la Cina del 7-8%. Primo, quelli hanno reddito meglio, ma le oligarchie si ciucciano tutto. Secondo, quanti anni è che estraiamo petrolio e poi gas? Perché quello, ahimè, questa poi è la potenza dei movimenti politici, che vengono in zone dove è concentrato 3/4 delle risorse energetiche del pianeta. Quanti anni è che si estrae petrolio e gas da lì? All'India, all'Egitto, poi diciamo un secolo. In un secolo, con quella roba che scorre sotto i piedi di quella gente, il mondo ha fatto un balzo economico bellissimo. Lì, si sono arricchito è una parola. C'è un altro autore americano che dice non si può più dire ricchi, perché ricchi c'è una possibilità di scala, no? Cioè è avvenuta la secessione dall'umanità di una superclasse, le oligarchie di questi paesi appartengono alla superclasse, tanto è vero che quando scappano li bloccano i beni, sono migliaia di miliardi di dollari, cioè valgono i popoli più o meno sono nelle condizioni di vita di 50-60 anni fa, è vero? L'Occidente che ha usato quel petrolio ha sostenuto quelle oligarchie e ora forse, diciamo così, ci sono popoli che non sono più disposti.
anche perché le materie prime ce n'è ancora, i prezzi salgono perché diventano sempre più rare, e il fatto che non cambi nulla in quelle società dal punto di vista di un benessere, di un'uguaglianza, di un potere d'acquisto, di un accesso, eccetera, questo è un innesto formidabile. Cioè noi siamo a cent'anni dall'età del petrolio quando cominciamo a vedere anche la conclusione dell'età del petrolio, perché si comincia a stimare, pensate a quanta monta. È probabile che abbiamo passato già dagli anziani il famoso picco di Gubbio. Cioè, quando si consuma un barile più della metà delle risorse di sempre note, e quindi i prezzi sono destinati progressivamente a salire. Scarsità crescente e prezzi che salgono. Quindi c'è una ragione economica e sociale di quella rivolta. E ovviamente, naturalmente, il gancio immediato da questo ai temi della democrazia, della libertà, del fatto che io devo poter dire, che voglio la libertà di dire, voglio la libertà di manifestare, voglio la libertà di, è evidente che è il passaggio. Per questo sono cose potentissime. Non è uno sbrindicibio di superficie. Ho l'impressione che stia avvenendo qualcosa di molto potente. Età del petrolio. Giappone, Fukushima, sta parlando di un'altra cosa. Nucleare, cioè petrolio, gas e nucleare sono le cosiddette fonti non rinnovabili. Quello che significa che sono le fonti non rinnovabili. Noi veniamo da una campagna in Italia massiccia per introdurre centrali, eccetera. Come voi sapete, l'espressione centrale sicura è una espressione priva di senso. Non è... Tutti i sistemi complessi, anche se la loro sicurezza può salire con tecnologie più sofisticate, hanno sempre il punto di debolezza, cioè la probabilità di incidente è calcolata esattamente in termini probabilistici. E nell'ambito degli eventi possibili c'è sempre in un sistema complesso il percorso dei rami che porta alla catastrofe. Non è che voglio vendere il Tom come a cena, ma è così. Per cui un evento eccezionale, un evento imprevisto, un malfunzionamento, un ritardo, un errore di valutazione, un errore umano, un malfunzionamento, eccetera, tacche, 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 anche un sistema più sicuro porta all'incidente. È successo al Freeman Island, è successo a Chernobyl, dire tutto umano, l'incidente, è successo a Fukushima, succederà comunque. Il problema è che l'effetto di quell'incidente, cioè, se non si ferma, diventa problematica l'abitabilità del Giappone. Ci stanno 90 milioni di abitanti. È problematica l'abitabilità del Giappone. Questo vuol dire un incidente con il nucleare. Senza, naturalmente, dimenticare che ovviamente il problema delle scorie non è risolto, tutte queste cose di contorno, e senza dimenticare che l'uranio è più scarso del petrolio. تركني لوحدي.